celebriamo la festa della Madonna di Costantinopoli, tanto cara alla nostra comunità parrocchiale di Pietracatella, denominata anche la Madonna della Ricotta perché nei giorni precedenti la festa, nel giorno della festa, veniva distribuita la ricotta ai poveri. La Madonna è mamma di tutti, come lei ha donato a noi il suo figlio Gesù, quando Maria ci dona il suo figlio Gesù è festa anche per tutti gli uomini e per tutte le donne, anche i più poveri, quindi veniva consegnata questa ricotta ed è bello immaginare i nostri antenati che dicevano alle persone povere: oggi è festa anche per te. Costantinopoli quindi richiama tutto il mondo orientale, è legata alla bellezza della festa della Pentecoste perché capita sempre il martedì dopo la Pentecoste e quindi ancora il sapore dello Spirito Santo, del Cenacolo, dove Maria ha fatto la parte principale perché lei ha accolto questi discepoli disperati e stanchi e smarriti perché Gesù stava partendo per il cielo. Lei li ha raccolti da vera mamma e con la sua presenza, con la forza dello Spirito Santo, è nata la Chiesa. Anche per me è una bellissima emozione. Io sono sindaco da un annetto e mezzo, è la prima processione che faccio da sindaco, veramente molto emozionato. La vivevo sempre da bambino, poi da ragazzo e da giovane. Come volontario da una mano a questa festa, adesso mi ritrovo ad essere sindaco, è veramente una grandissima emozione e anche il fatto di ritrovarsi dopo tutto questo periodo è stata una bella liberazione, è un giorno veramente di gioia e di festa per tutta la comunità.